festa di fine anno scolastico presso la scuola dell'infanzia Oasi San Francesco, una festa dedicata al libraio andriese Mimmo Guglielmi. Noi veramente abbiamo una giornata proprio durante la settimana sempre dedicata alla lettura e poi ogni 15 giorni il prestito, perché quest'anno finalmente siamo riusciti ad attivarlo per i bambini della scuola dell'infanzia ed è veramente una grande bellezza vedere i bambini che a metà anno si scambiano i consigli di lettura in biblioteca. Ed è proprio, cioè uno dice all'altro no leggi questo perché questo mi è piaciuto, come se fossero oramai dei grandi lettori. Si è voluta dedicare questa giornata a Mimmo Guglielmi. Sì, abbiamo voluto dedicare a Mimmo perché la biblioteca ha il suo nome, è dedicata a Mimmo Guglielmi, 101 storie per diventare grandi, perché Mimmo Guglielmi amava molto i libri per bambini, la letteratura dell'infanzia e per primo ha cominciato a donare i libri a questa scuola, quindi piano piano questa scuola aveva il suo patrimonio librario che poi si è formalizzato e è diventata una biblioteca vera e propria. Quanto è importante la lettura per i bambini? È estremamente importante, soprattutto nelle fasce d'età più basse, cioè da 0 a 6 anni è fondamentale, in particolar modo da 0 a 3 anni. È importantissima perché crea un rapporto di intimità con chi legge, perché parliamo di bambini che comunque non sono in grado di leggere autonomamente, quindi quelli della scuola dell'infanzia, e poi perché stimola tantissimo la fantasia e proprio la creatività, perché i libri sono una delle prime forme d'arte con cui i bambini vengono in contatto, soprattutto gli albi illustrati, cioè quelli che noi di solito forniamo ai bambini di questa età, quindi sono una risorsa infinita e pane per la loro crescita sana, ecco. Si è voluto dedicare questa giornata al libraio Mimmo Guglielmi. Sì, si è voluto dedicare questa giornata a lui perché Mimmo è stata una persona che da sempre, da quando era giovane, diciamo, ha operato sempre nel campo della cultura e soprattutto ha fatto in modo che i libri fossero a disposizione di tutti e quindi l'abbiamo voluto ricordare noi qui in questa scuola perché abbiamo una biblioteca appunto dedicata a lui e lo facciamo con affetto, innanzitutto perché gli vogliamo bene e poi perché per noi ricordare le persone è un modo per farle continuare a vivere e per portare avanti quello che loro avevano come desiderio e quindi quello di dare i libri a tutti e fare in modo che i bambini siano sempre circondati da libri belli, di qualità, libri importanti. Ecco. Da Andria per News24.it, Antonio Porro.